Il coniglietto bianco. Tanto tempo fa, in un paese molto lontano, al di là del mare, regnava una regina di nome Girasole. Ella era, probabilmente, la donna più buona del mondo. La regina Girasole viveva in un palazzo meraviglioso, nel mezzo di un verde parco, dove crescevano i fiori e gli alberi più belli. Tutto attorno al parco si ergeva un alto muro, al di là del quale c'era un grande bosco. Ogni tanto la regina Girasole usciva da palazzo con la sua carrozza dorata, trainata da 8 cavalli bianchi. La gente, al suo passaggio, si inchinava e la salutava, augurandole una buona giornata. In tutto il paese, infatti, la regina era molto amata dai suoi sudditi. Tutti i giorni la regina faceva una passeggiata nel parco e talvolta, se ne aveva voglia, apriva il cancello d'argento del muro e si addentrava un poco nel bosco. Un mattino, dunque, la regina aprì il cancello e lasciò il parco per andare nel bosco. Quella passeggiata le piaceva davvero e si mise a cantare dolcemente. All'improvviso sentì un fruscio provenire da un cespuglio alle sue spalle. Non appena si girò, un coniglietto bianco le balzò fra le braccia. La regina ne fu molto sorpresa, ma non era finita lì. Improvvisamente, infatti, le apparve davanti una fata del bosco, che guardandola furibonda, d'un tratto le disse: «Ehi, tu! Hai intenzione di portarmi via il coniglietto, vero? Non puoi farlo, e per questo sarai punita. Prenditi pure questo mio coniglietto, ma ti avverto che lui mangia soltanto quadrifogli. Se non dovesse averne, morrà, e tu morrai con lui. L'incantesimo si scioglierà solo il giorno in cui ti sposerai». Improvvisamente, come era apparsa, la fata del bosco scomparve. La regina Girasole si incamminò allora verso il palazzo, portando stretto fra le braccia il coniglietto bianco. Tutti a palazzo si impegnarono quindi a cercare quadrifogli, ma di quadrifogli non esistono molti e trovarli non era dunque cosa facile. Dal levare del sole fino a notte fonda ognuno doveva aiutare. Soldati, servitù, guardie del palazzo, cuochi e sguatteri, ciascuno faceva del proprio meglio per salvare la vita all'amata regina. Malagoratamente, tutti tornavano ogni giorno con meno quadrifogli. E il coniglietto diventava sempre più magro. Finché, un giorno, si ammalò. E con lui, la regina. Furono chiamati a consulto i medici più illustri e gli esperti più rinomati del paese. Ma nessuno fu in grado di trovare la causa della malattia della regina. Erano tutti impotenti di fronte all'incantesimo della fata del bosco. Tutti nel paese erano infelici, perché sapevano che in breve tempo la regina e il coniglietto sarebbero morti. I ministri decisero allora di offrire una ricompensa a chiunque avesse portato a palazzo anche solo una manciata di quadrifogli. A lui sarebbe stata anche concessa la mano della regina. Il paese fu dunque attraversato in lungo e in largo da araldi a cavallo, che annunciavano alla popolazione il seguente messaggio: «Ricompensa, grossa ricompensa per chi porterà a palazzo una manciata di quadrifogli. Ricompensa!» Giovani e vecchi, tutti nel paese, si dettero un grande affare a cercare i quadrifogli. Ma oramai non si riusciva più a trovarne in nessun luogo. Intanto la salute del coniglietto e quella della regina continuavano a peggiorare. Ai margini del bosco c'era una piccola capanna in cui viveva un giovane taglialegna. Anch'egli aveva sentito parlare di ciò che accadeva a palazzo e della ricompensa offerta in cambio dei quadrifogli, ma non aveva la più pallida idea di dove potesse trovarne. Un giorno, mentre stava raccogliendo nel bosco della legna da ardere, vide all'improvviso un cervo che giaceva sul terreno. Si accorse che l'animale era ferito ad una zampa e che non poteva reggersi in piedi. Allora gli si avvicinò, lo consolò e cominciò a pulirgli la ferita. Non appena ebbe finito, strappò la sua camicia e ne fece strisce da usare come bende. Improvvisamente, di fronte a lui, con sua grande sorpresa, apparve la fata del bosco. Ella lo guardò e poi gli disse: «Vedo che ti prendi molta cura dei miei sudditi, gli animali del bosco. Le buone azioni vanno ricompensate». E così dicendo, prese la sua bacchetta magica
e spostò di lato alcuni rami. Il taglialegna vide allora un prato con tante piccole pianticelle verdi. Sebbene facesse il taglialegna in quel bosco da tanti anni, non aveva mai visto niente del genere. Si incamminò quindi verso il prato. E quando si chinò per guardare più da vicino, si accorse che erano quadrifogli. Il taglialegna capì subito che così avrebbe potuto salvare la vita della regina girasole. Corse quindi a casa e prese un grande sacco. Poi, sempre di corsa, ritornò al prato nel bosco e raccolse tutti i quadrifogli che il sacco poteva contenere. Senza perdere nemmeno un istante, si precipitò a palazzo. Non appena videro quello che il taglialegna portava con sé, tutti furono molto felici. I quadrifogli vennero dati al coniglietto, che subito migliorò fino a guarire. Anche la regina guarì, ed in poco tempo si ristabilì del tutto. Naturalmente la regina mantenne la promessa fatta dai suoi ministri e diede al taglialegna la ricompensa offerta. Lo sposò e l'incantesimo si sciolse il giorno stesso delle loro nozze. In tutto il paese fu grande festa. Nessuno avrebbe mai potuto dimenticare quei giorni. Il coniglietto tornò invece nel bosco e da allora nessuno l'ha più rivisto.